Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, vista la lontananza tra me e il buon Fabio, abbiamo deciso di avvicinarci qui su YouTube con questo nuovo format. Nasce al telefono con il buon Fabio! E parte un applauso che avrò messo sicuramente in fase di editing. Ebbene sì, ragazzi, abbiamo deciso di far partire questo nuovo format. Nel momento in cui ho fatto partire la registrazione, poco prima avevo messo un post sia sul mio profilo Instagram, sia sul post community di YouTube, in cui vi ho detto: stiamo registrando un nuovo format. Se volete, fateci qualche domanda, perché probabilmente la leggeremo in diretta, risponderemo alle vostre domande e poi potreste appunto vedere la vostra domanda e relativa risposta nel prossimo video. Ebbene, quindi è arrivato il momento. Quindi, che cosa devo fare? Semplicemente con il mio. Non è il mio telefono cellulare perché sto a registrare col mio telefono cellulare. Questo è il telefono della mia ragazza. Come potete vedere, è rosa. C'è anche la mia foto. Beh, vedete, tutto bello figo. E niente, vado a chiamare il buon Fabio. In questo primo episodio, magari ecco, parliamo un po' di come sta, di quello che sta facendo e via dicendo. E scusate il gioco di parole. Poi andiamo a leggere qualche domanda. Ma poi vi invito qui sotto nei commenti a lasciare tante altre domande, tanti altri argomenti che chi lo sa possiamo liberamente decidere di affrontare nel prossimo video. Detto questo, semplicissimo ragazzi, il numero di telefono del buon Fabio, non ve lo svelo ovviamente, eh? Dovrebbe essere questo e proviamo a chiamare sperando che sia lui. Viva voce. Alziamo. Si sente abbastanza alto, dai. Ma ha capito che so io, non risponde perché vede un altro numero. Non sta cagando? Vuoi scommettere che mi sono sbagliato il numero? Aspettate un attimo. Ho sbagliato il numero! Quando uno si prova a ricordare i numeri a memoria, ho fatto danno. Ma va bene, ecco, facciamo finta di nulla. Adesso dovrebbe rispondere. Aspetta. Mi senti? Eh? Ecco, ciao. Ciao, sei in diretta? A secco, così, immediatamente sei in diretta e ti annuncio che ho sbagliato e ho chiamato un'altra persona. Mi sono sbagliato fa, invece che 329 ho fatto 328. Non ha risposto nessuno, per fortuna. Dico, sto deficiente non risponde, starà a cacà, non lo so quello che è. Gli ho detto tra poco ti chiamo. Assolutamente, però si sente un po' basso, ahimè, purtroppo. Sto via voce di sto cazzo di telefono non mi convince tanto. E allora lo sai che vado a fare in diretta? Aspettami un secondo, eh. Ma io però c'ho un modo, quindi aspetta un secondo. Parla adesso. Pronto? Ok. Perché c'ho lo speaker Bluetooth, ovviamente, quindi. Ah, ecco che cos'erano quei rumori di sottofondo. Allora, la voce è un po' più, diciamo, ovattata, però sicuramente il volume è migliore, quindi io comincerei immediatamente. In un video precedente dedicato, ovviamente ho detto che non siamo vicini, che l'ultima volta, ovviamente, che abbiamo l'ultima volta che abbiamo fatto l'ultima live eravamo vicini, poi sono tornato qua, poi sono uscite fuori le restrizioni, quelle più grandi, e di conseguenza non mi sono più potuto spostare. Ho anche chiamato i vigili per chiedere informazioni, non posso tornare a casa. Non Va c'è benissimo. stato modo, esatto. Assolutamente così. Quanti giorni so che non ci vediamo? Parliamo di praticamente 2 settimane, perché era, se non 12-13 sbaglio, giorni sicuro. due sabati fa. Sì. Erano esattamente 2 sabati fa. Oggi è sabato, quindi parliamo di 2 settimane precise. Stai perdendo la cognizione del tempo? Sì, sinceramente sì, perché ormai non capisco più che giorno è. Pure Ogni giorno è uguale all'altro, sempre nello stesso modo procede, sempre nello stesso modo finisce. Non c'è nessuna differenza tra un giorno e l'altro. Quindi sì, sto perdendo la cognizione del tempo. Allora, ti avviso che oggi è sabato e che me ne sono reso conto io adesso, in questo momento, perché c'ho davanti il computer. E
E ti avviso anche che ho fatto, non so se lo hai già visto, un post sia su Instagram sia sulla community di YouTube, in cui l'hai visto? Ho visto il post su Instagram, sì, In cui ho assolutamente sì. detto sta per partire un nuovo format con il buon Fabio, andiamo a parlare a 360 gradi di quello che volete, fateci qualche domanda. Quindi io adesso mi metto gli occhiali perché ovviamente non ce leggo e probabilmente ti farò qualche domanda arrivata in diretta, ma vuoi invitare tutti a lasciare tanti mi piace e ad iscriversi al canale per un nuovo episodio? Assolutamente sì, ragazzi, mi raccomando, tanti like in modo tale che abbiamo già pronto per la prossima volta un nuovo video, ragazzi. Mi Un raccomando, nuovo lasciateci tanti episodio. altri Un nuovo episodio. Allora, visto che qua stanno facendo delle domande molto simili a quelle che voglio farti io partirei con la mia prima domanda rivolta a te. Poi, se vuoi, puoi like. Va anche farmi tu benissimo. qualche domanda e Certo. dopo leggiamo qualcosa. La tua giornata tipo, come stai passando le giornate? Molto rapidamente. Allora, sveglia tardi la mattina, Sveglia questo tardi? è sì, abbastanza tardi perché ormai sono entrato in un mood dove dormo di giorno e vivo di notte, in pratica, questo è Uguale. sostanzialmente quella che è la mia giornata, Sì. quindi mattina una cosa abbastanza tranquilla, abbastanza rilassato, poi in genere subito dopo pranzo o gioco alla PlayStation, tra cui PES, che mi sto divertendo tantissimo online con il My Club, oppure mi alleno, alterno, una volta mi alleno, una volta gioco alla PlayStation. Una volta che ho finito entrambe queste cose qua, in genere prima di cena vedo qualcosa tipo su Netflix, quindi serie TV o comunque in TV in generale qualcosa la guardo. Poi ceno e la sera parte la chiusa su Netflix, questo in generale è la mia giornata tipo. A differenza della tua giornata tipo classica della vita di tutti i giorni, in cui la mattina devi alzarti presto per andare al lavoro, quindi non puoi far tardi la sera, ovviamente, c'hai Esatto, faccio tutto al sicuramente contrario. meno tempo per giocare alla PlayStation, perché il tempo lo sappiamo, fino all'altro giorno non è che ce n'avevi tanto, tant'è che all'ultimo PES ci hai No, giocato veramente poco. no, infatti io sto prendendo PES quest'anno praticamente, Sì. scusami, quest'anno, adesso in questi giorni, perché nei mesi precedenti tutto ho avuto tranne che il tempo di giocarci e sto recuperando adesso, diciamo. Ma stai a spacchettà? La verità? Sì. Lo sapevo. Vabbè, tanto non possiamo So, registrare e perché io so, sto qua. ma c'ho certe novità che non ti immagini. Allora, guarda, poi quando tornerò a casa facciamo un video in cui facciamo vedere la tua nuova rosa. Il problema è che io da qua non ci posso giocare, quindi ho paura che mi stai surclassando. Io ero più forte di te al My Club, probabilmente. No, aspetta, eri tanto, tanto più forte, Mo hai tantissimo, e colmato il ancora sei gap? più forte. Ah, ok, Ho vabbè. ancora dei buchi in rosa che devo migliorare, ma non riesco a trovare i giocatori adatti, quindi devo ancora migliorare un po'. Quindi tantissimi mi piace. Se volete, poi quando tornerò a casa, il video in cui faccio vedere la sua formazione, in cui immagino quanto stai a spacchettare sti giorni, poi senza di me, capirai. Dice tanto c'ha la scusa che non posso venire a spacchettare, fai video. Capirai, sta pure a shoppare come minimo, eh? Immaginavo. Ma sei pazzo, mi accusi di shoppare a me, a Vabbè. me. Allora, quindi la tua giornata tipo bene o male l'hai detta. Ti informo che bene o male la mia giornata tipo è molto simile alla tua. Io non mi alzo tanto tardi, lo sai, io sono abbastanza mattiniero, io esagero, però mi sto Sì. alzando tardi per gli standard, tant'è che mi sto alzando tipo alle 8:30, alle 9. Io di solito alle 7:30 sto in piedi. Però comunque sto Ok. sentendo anche io di questo cambio di abitudini, perché la sera vado a dormire tipo alle 2, alle 3. Mo te svelerò anche che mi sono visto ieri sera. E va bene, videogames anche io, però purtroppo, ripeto, qua non c'ho una connessione adeguata, c'ho la 1 mega, ragazzi, che va a 0203 Uno? 1 Addirittura mega. 1 uno? mega. Va a Ah. 0102 03 di upload proprio quando sta nei momenti, quindi capite che online non posso giocare. Io sto giocando come un pazzo a Final Fantasy X. L'ho ricominciato, Che c'ho bello, che bello! Fa blitzball a palla, cioè tu non puoi, per chi conosce Final Fantasy, l'ho ricominciato è da un paio di settimane, sono arrivato circa una trentina di ore del gioco, ma cioè ragazzi, non potete capire. E poi ho fatto già vedere un video Sì, ci stanno. dedicato, c'ho tantissimi giochi qua, però quello a cui sto giocando di più, oltre all'attacco dei giganti, è proprio Final Fantasy X, ricomprato, rimasterizzato per PlayStation 4, quindi non quello per PlayStation 2.
E poi sì, durante il giorno io qualcosa in più di te faccio, nel senso preparo i video e pubblico i video come faccio sempre su YouTube. Mangio pure io, ovviamente, mi nutro. Attività fisica ne faccio. Ieri, per esempio, sono sceso giù 2 ore, ho camminato all'incirca 2 ore, non mi sono messo a correre a fa ok, però ho fatto più di 10.000 passi. E la sera regà, tra Disney Plus, non voglio fare pubblicità occulta, Netflix, Cristo e la Madonna, su Disney Plus i Simpson. Io durante l'ora di cena i Simpson a palla. Guarda, ti posso dare una notizia sui Simpson che stanno su Disney Plus, che sicuramente tu ci avrai fatto caso, che però a me non piace questa cosa. Io infatti non li sto guardando i Simpson su Disney Plus. Perché? Le prime stagioni, quelle diciamo le più famose che Quelle sto a guardiamo vedere. io e te all'infinito, quelle che vanno dalla 1 alla 10, Sì? hanno l'audio rimasterizzato. Sì, me ne sono accorto. Me ne È sono un accorto. audio leggermente più basso, quindi Vero? è più vicino alla versione quella americana, quella originale, che a me non piace. Sì, vabbè, però io in mancanza d'altro, sinceramente, nel giro di una settimana sono arrivato alla quinta stagione fa. Durante l'ora dei pasti, ok, mi Ok. vedo tutte le peggio puntate, vabbè. Poi la sera però mi butto su Netflix, cioè la sera dopo cena, Netflix. Adesso ti Netflix svelerò assolutamente. la serie televisiva che sto guardando, non è su Netflix però, la serie televisiva. Ieri sera l'ho cominciata, è Ah su no? un altro coso, l'ho trovata però, insomma, è comparsa una pubblicità un giorno, mi sono incuriosito e sono andato a guardarlo. Che serie TV ti stai guardando? Perché in tantissimi, tipo Raffi4393 ha scritto qual è la vostra serie TV preferita, ma io più che sapere qual è la tua serie TV preferita, l'ha scritto anche Andrea, vorrei sapere quelle che stai guardando attualmente, perché poi facciamo un video dedicato in cui diciamo quelle che sono le nostre serie TV preferite. Ok, io attualmente ne sto guardando quattro. Ne sto guardando quattro attualmente, quattro in Bene. contemporanea. Benissimo, dimmele. La prima è Better Call Saul, che Ok. sto guardando già da parecchie settimane perché esce ogni martedì un nuovo episodio. Vogliamo, Quindi è una aspetta, serie che... vogliamo ricordare che è uno, possiamo considerarlo una serie parallela rispetto a Breaking Bad, Uno perché spin-off, uno certo, è spin-off, uno spin-off di perché Breaking Bad, assolutamente sì. Breaking Bad, l'avvocato di Walter White, ci hanno fatto una serie a parte. Ok, quindi Bellissima, stai una guardando serie quella. A veramente, veramente bella che che stagione sono quindi esce, arrivati? come dici tu, scusami? A che stagione sono arrivati? Alla quinta stagione ed è uscito, se non sbaglio, il settimo episodio, quindi devono uscire gli ultimi tre, 8, 9 Ok, e altre? e 10. Veramente, veramente bella. Le altre tre sono La Casa di Carta, che è uscita ieri, Ok, ovviamente, immaginavo. quindi quella penso la stiamo guardando più o meno tutti quanti. Le altre due sono Freud, la serie di Freud molto... Sai che la mia ragazza, vabbè, la conosci ovviamente, mi ha detto io la devo vedere. Sì, Vabbè, la mia ragazza, avendo fatto degli studi un po' più, insomma, queste cose gli interessano in particolar modo, mi ha detto sta serie la voglio vedere. Io ho detto questa sicuramente, mo, dobbiamo recuperare prima qualche altra serie, gli episodi, finiamo alcune, poi quella è una delle prossime serie. Com'è? allora, se tu la vuoi guardare proprio dal punto di vista della storia, quindi di Freud, del personaggio, di quello che è stato, potresti rimanere deluso perché non si concentra fermamente sul personaggio di Freud e su quelli che sono stati i suoi studi. C'è Sigmund Freud, però c'è tutta una trama intorno che secondo me vale la pena seguire. Ok. Però sì, una persona che comunque ama Freud, che lo ha studiato ed è particolarmente interessata a quello che dice, potrebbe rimanere delusa sotto questo punto di vista, perché non è particolarmente incentrata sulla figura storica di Freud. Ok, però ti piace, insomma, una bella serie. A me La piace, sì, consigli. comunque è una serie che, se devo dire, trasmette un pochino di ansia perché ha dei contenuti molto Immagino, molto forti, immagino. però è molto bella da seguire perché la trama è interessante, questo sì. Altre due? L'ultima, L'ultima scusa. che mi è rimasta è Ozark, Com'è? serie che ho scoperto per caso perché scorrendo su Facebook, una delle pagine che seguo, aveva, ti spiego, Ozark è uscita la terza stagione in questi giorni, l'ultima stagione è uscita adesso su Netflix Ah, praticamente, ok. con questa stagione che è uscita,
è stata proclamata la serie di produzione originale Netflix più bella mai fatta. Ma Quindi, te rendi se tu conto? mi dai un titolo di questo genere ad una serie che io non conosco, La guardi? E automaticamente vado a guardarla. com'è? Ho visto le prime 5 puntate della prima stagione e devo dire che la trama è fighissima. Ozark? Veramente, veramente. Ozark, con la Ok. K finale. La consiglio, la straconsiglio a tutti quanti. Io ho letto la trama e non voglio spoilerare nulla, però praticamente è uno che ricicla i soldi dei cartelli. Bravissimo, Ok? bravissimo. Ok, bene, perfetto.